l'ultimo capitolo dell'infinito libro sul nuovo stadio di Milano l'aveva scritto il sindaco Beppe Sala con un intervento molto duro in consiglio comunale, condito da pesanti accuse nei confronti dei consiglieri. Che io sento dire tanti no, ma non ho sentito fare una proposta realistica, una. Ma vi sfido a dire che è realistica, perché dire come fa l'amico Monguzzi ma mettono posto San Siro è realistico, non lo vogliono fare. Quante volte ancora me lo devono dire? Ancora 100? Ancora 1000? Questo punto, non avete fatto una proposta sensata in 2 anni e mezzo, ma se ce l'avete, che qualcuno si alzi in piedi ora, non domani mattina, abbia il coraggio, su, dai, uno in piedi. Dai. Dopo quello sfogo, il sindaco e i capigruppo dei vari partiti di maggioranza e opposizione si erano riuniti per cercare di stemperare la situazione. Missione compiuta, anche perché è in quell'incontro che il sindaco avrebbe ventilato un'alternativa alle aree fuori Milano che i club stanno sempre più guardando con interesse. Si tratterebbe di Viale Puglie, dove oggi sorgono i tendoni del Cirque du Soleil e dove ogni domenica si tiene un mercatino delle pulci. Un'opzione uscita come indiscrezione sui giornali, ma che, a domanda diretta, il sindaco Sala ha commentato così. Non possiamo più continuare a parlare di stadio, guardi, nel senso che ormai è un fatto di atti e non di chiacchiere. Io non voglio aggiungere più nulla, quello che avevo da dire l'ho detto in consiglio comunale. Sarebbe spiacevole perdere lo stadio a Milano, però insomma le squadre hanno chiare, quindi è un dialogo tra noi e le squadre, è inutile che creiamo entropia su questo, le squadre sanno quali sono le realtà, non ne voglio parlare, ripeto, le squadre sanno quali che sono le realtà e vedranno di fare un po' le loro valutazioni. Orfani di chiarimenti da parte del primo cittadino, abbiamo quindi cercato di capire che cosa effettivamente sia emerso in quella riunione dei capigruppo e lo abbiamo fatto con chi a quel tavolo era seduto, ossia il capogruppo dei Verdi, Carlo Monguzzi. Ma ci siamo confrontati, una delle ipotesi che ci è stata presentata è che all'interno di uno studio fatto giustamente dalla Giunta su ipotesi alternative a San Siro, dentro la città di Milano, è questa zona di Via Puglia, di cui però è stato dato solo il titolo e noi chiediamo ovviamente le carte, le mappe, capire dove, come, quando. Quello che ci sembra così a occhio ovviamente è che sia una zona piccola e che sia densamente circondata da case, perché quello che noi pretendiamo ed esigiamo è che innanzitutto è più intelligente ambientalmente, economicamente e anche dal punto di vista del buon senso ristrutturare il Meazza, ma se dobbiamo andare dare seguito ai capricci della finanza aggressiva dei fondi delle due squadre, se vogliono fare un nuovo stadio deve essere senza consumo di suolo. Insomma, a Milano ci viene ripetuto ogni momento che governa il cosiddetto piano aria clima che il sindaco ha scritto, e nel piano aria clima c'è scritto chiaramente che non si costruisce sul verde, non si mette cemento sul verde. Noi chiediamo il banale e semplice rispetto di questa cosa che il sindaco ci dice bisogna fare. Ecco, non si costruisce sul verde, l'area verde a cui il Milan sembrerebbe interessato invece esce dal comune di Milano, quindi forse diciamo, per voi risolve un po' la cosa, ma in realtà nasconde le cose sotto, la polvere sotto il tappeto. Area verde di San Donato, che però presenta dei profili di rischio, profili di criticità che voi anche sottolineate. No, non è che è la polvere sotto il tappeto, è la polvere che viene fuori, ragazzi. Che si metta cemento sul verde a Milano, che si metta cemento sul verde a San Donato, che è attaccato a Milano, è la stessa cosa. L'area appetita dal Milan è un'area, l'area San Francesco a San Donato, è un'area totalmente verde. Ma siamo assolutamente matti. È a 800 metri da Santa Giulia, dove verrà fatto un'enorme arena e quindi avremo spettatori lì, spettatori là, sarà un pastrocchio dal punto di vista viabilistico terribile, anche se così non fosse. Cementificare le aree verdi in un momento in cui noi dobbiamo conservare il verde in modo totale, ma non perché lo dica io, ma perché lo dicono tutti i documenti ufficiali di tutti i governi, di tutte le regioni e di tutti i comuni. Poi però bisogna farlo
e noi nel nostro piccolo chiediamo che venga fatto.